Fashion One. Stasera siamo alla Perla Nera di Monopoli e siamo in compagnia di Cristian, il direttore artistico del locale. Ciao Cristian, come sta andando la serata? La serata va tutto bene, c'è l'apporto del Havana Club che ci supporta in questo progetto per bere responsabili. Un'ottima serata, abbiamo tre DJ, uno nostro della Perla Nera, resident nostro, c'è anche Tommy P from Divine Follia e abbiamo giù Claudio Afrodite. È un venerdì che organizziamo tutta l'estate, compreso il sabato, ingresso gratuito, invito tutti i ragazzi e ragazze della provincia a raggiungerci. Questa sera è la terza tappa del Responsible Drinking Tour, l'evento sul bere responsabile promosso da Havana Club. Tu vuoi lanciare un messaggio ai tuoi amici sul bere responsabile? Sì ragazzi, non bevete quando portate la macchina, fatela portare amici vostri, mettetevi d'accordo, perché la vita è importante, la vita è divertente, noi siamo qui per farvi divertire ma non per fare il male. Carol, dove nasce il mojito? A Cuba. Qual è il rum cubano più conosciuto al mondo? Havana Club. Ragazzi, questa serata è l'insegna del bere responsabile. Volete lanciare un messaggio ai vostri amici sul bere responsabile? Il vero sbaglio è dire no, bevete più latte, ragazzi. Siamo con Thomas e Marisol, cubani di Cuba, che ora ci spiegheranno gli ingredienti per preparare il vero mojito cubano. Alla Bodeghita del Medio, dove il famosissimo scrittore Hemingway beveva il mojito, per azzerare il verdadero mojito, Havana 3, che a Cuba si usa solo questo. Havana Club 3 años, zucchero di canna, la soda water, che sarebbe l'acqua frizzantissima. E magari semplicemente i cubetti di ghiaccio. Ghiaccio, non si fa pezzettini il ghiaccio. E poi la menta, la yerba buena, che è la menta nemorosa, che è la vera menta cubana, va bene? E si fa il vero mojito cubano. Hasta la vista. Promossi. Se ti dico Cuba, cosa pensi? Alla versione del mio fidanzato, però nero e più muscoloso. Ragazzi, se vi dico Cuba, cosa pensate? Al nostro prossimo viaggio. Havana. Cosa vuol dire essere havanizzati? It's fun. Havanizzato significa? Essere havanizzati cosa vuol dire? Bere Havana Club, amare Cuba, ballare la salsa. Se vi dico Cuba, libre, libre. Cuba libre. Havanizzato cosa vuol dire? Havana Club. Qual è la prima regola del DJ Calogo? Stacci dentro, domani un'altra festa, consumo controllato, prestazioni garantite. Stacci dentro, secondo me. Cosa significa essere havanizzati? Ballare al ritmo di Havana Club.